va sempre a trovare delle difficoltà che ti metterà a prova, non è un fatto per una figlia. E quelli che hanno fatto più su, più di se stessi. San Rocco, la grande Madre Teresa, che oggi è stata riconosciuta santa, valorizzata, una festa bellissima, la Chiesa è fatta i santi, però anche noi fin dal battesimo siamo chiamati a essere figli suoi, figli di Dio e santi come Gesù. Questa è la nostra missione, questo è il nostro obiettivo principale. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Leggo un brano del Vangelo secondo Matteo che riguarda la carità che su cui Gesù un giorno ci giudicherà. Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, siederà sul trono della sua gloria e saranno unite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra, i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti, il Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere, quando ti abbiamo visto vestito, quando ti abbiamo vestito, quando ti abbiamo visitato, ammalato in carcere siamo venuti a trovarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ecco, una pagina evangelica molto bella questa, carissimi, su cui un giorno io e voi saremo giudicati alla fine della vita. Se avremo pregato, se avremo fatto le comunioni, importante, ma non essenziale come questo. Se avremo amato, stiamo a posto. Se non avremo amato e perdonato, siamo rovinati. E quindi oggi vorrei ricordarvi che la Chiesa oggi riconosce santa questa donna, Madre Teresa, che è la madre dei poveri, dei dimenticati, che lei ha carezzato, ha custodito moribondi, abbandonati per le strade, lebbrosi e tante malattie moderne come l'AIDS, l'alcolismo, tutti lei ha curato e ha creato migliaia di case nel mondo oggi per curare questi problemi. Noi oggi pensiamo ai poveri che non possono mangiare, che è un problema, ma ci sono anche nuove povertà, chi ha malattia di AIDS, chi è fissato a bere troppo, è una sua scelta sbagliata, ma una forma nuova di schiavitù. Gesù vuol che noi accogliamo tutti, non dobbiamo dare la pagella a quella persona, se merita l'assistiamo, se non merita andiamo avanti, non funziona così. Gesù non ci chiama a essere giudici, professori, a emanare sentenze, ma a servire.
Madre Teresa ha creato all'altro in America, tra l'altro a migliaia di case, una casa per malati terminali, malati AIDS. Ecco, una malattia molto brutta, sieropositiva. Muoiono tanti giovani per una vita disordinata. Un giovane di questi stava molto grave, non riusciva a morire, diceva una suora. Cosa ti manca? Vorrei vedere mio padre. La suora si mette in giro per New York, trova il padre, lo porta al figlio, ormai morente, in fin di vita. Si abbracciano, si perdonano e il figlio cosa dice? Ti domando perdono, papà, per ciò che ho fatto durante la mia vita, rovinando anche la tua vita. Abbracciati, si addormenta nel sonno della morte questo giovane. Quindi vorrei dire che a noi non tocca, carissimi, giudicare, quello non vale la pena, quello peggio per lui. Non è un ragionamento cristiano. Gesù ci giudicherà non tanto sulle preghiere, che servono pure quelle, ci mancherebbe altro. A che serve la preghiera? A caricarci dell'amore di Gesù che non faceva distinzione. Perdonava il buon ladrone, perdonava l'usuraio, perdonava la prostituta, perdonava la donna da battaglia. Tutti Gesù ha perdonato. E noi? Noi voltiamo le spalle a tutti. Noi siamo i migliori del mondo. Non funziona così. Gesù vuole che ci assomigliamo a lui, come Madre Teresa, come San Rocco ci ha insegnato. Questo grande pellegrino San Rocco del Medioevo cosa faceva? Veniva in Italia a venerare le tombe degli apostoli a Roma, San Pietro e San Paolo, e incontrava nell'Emilia Romagna la peste, piaga di allora dell'Italia centrale, ma anche della nostra Puglia, per mancanza di igiene, di nutrimento adeguato. La peste faceva tanti morti in tutta Europa, per tante circostanze non sto qui a ricordare. Cosa faceva lui? Accoglieva, ospitava, curava, alla fine si è ammalato pure lui. Questi sono i nostri modelli carissimi. Quindi noi possiamo fare 50.000 funzioni, però se non amiamo le persone stiamo per la parola fregati, tutti quanti, senza distinzione. Quindi voi che queste feste, non solo qui, ma anche la festa principale, diceva il responsabile, se non mettete il bilancio in queste feste, che facciamo meno lampadine, meno fuochi, ma un atto di carità per esempio verso i più poveri, mandando verso le missioni, abbiamo missionato in Modugno in Africa da tanti anni, dare un piccolo contributo ufficiale per aiutare queste missioni. Questo era fatti santi. Noi invece pensiamo a noi, a fare bella figura, ma che mi serve un nominario di lusso, uno spari in più quando è un insulto alla carità? E la santa che oggi il Papa ha riconosciuto tale, Santa Teresa di Calcutta, diceva: attenzione, voi capi delle nazioni, la colpa spesso è vostra che create le povertà ed è un delitto creare nuovi poveri. E noi stiamo a guardare così ciò che fanno gli altri, senza impegnarci direttamente per la pace, per aiutare gli ultimi. Vorrei perciò che risvegliamo questa fede e partecipiamo alla vita cristiana, che è un modo per servire Gesù dovunque c'è bisogno. Bene, faccio una preghiera e così magari mi risponderete con un ritornello. Preghiamo insieme dicendo: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Perché lo Spirito Santo doni a tutti noi cuori generosi, capaci di testimoniare il primo posto della carità, il più grande di tutti i carismi. Preghiamo: santifica la tua Chiesa, Signore. Perché la grazia vittoriosa di Cristo aiuti i penitenti ad accogliere la chiamata del Signore per servire il Vangelo. Preghiamo: santifica la tua Chiesa, Signore. Perché noi tutti, membri del popolo di Dio, fedeli all'impegno del battesimo, esprimiamo nel rifiuto del male e nelle opere della carità l'imitazione di Cristo uomo nuovo. Preghiamo: santifica la tua Chiesa, Signore. O Signore, suscita la tua Chiesa uomini e donne capaci di esercitare la carità eroica con la disponibilità fraterna che si apre a tutti i bisogni. Preghiamo: santifica la tua Chiesa, Signore. Guarda, Signore, questa tua famiglia che gioisce insieme a San Rocco e donaci lo Spirito Santo, che è spirito di santità, perché possiamo trasformare questo mondo nella tua divina di giustizia e di amore per Cristo nostro Signore. Amen. Noi benediciamo questo pane come segno di attenzione agli ultimi, ai bisognosi. Oggi bisogna rifare dell'amicizia, dell'attenzione, della delicatezza. Lo dico in dialetto: amadum siamo stussi. Scorbutici, quella persona ha bisogno, non molto a me, quella persona è bravissima, però sapesse, cioè, abbiamo da dire su tutto, siamo esperti in taglio e cucito, bravi giornalisti. Gesù non ha bisogno di giornalisti, non ha bisogno di fotografi, ha bisogno di persone innamorate di lui e dei poveri. Questo è il succo del Vangelo. O entriamo in questa logica o stiamo semplicemente perdendo tempo e facendo una bella recita.
Benedici, Signore, questo pane, fa che sappiamo condividere il pane materiale e la nostra amicizia a chi ha bisogno di noi, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Salutiamo Vergine Colomba, tutta pura, nessuna creatura. Tutto puoi, prega per noi Gesù, prega per noi Maria, prega per i figli tuoi. Madre che tutto puoi, prega per noi Gesù. Ma potremmo spingere la frangetta.